Antonio, buon pomeriggio. Buonasera, buonasera Antonio a voi e agli ascoltatori. Ben trovato. Allora, 4-1 sulla Palmese, un risultato davvero rotondo. Sì Antonio, un risultato rotondo, ma è stata una partita difficile, lottata, sudata, perché comunque, soprattutto nel primo tempo, si è portato avanti in equilibrio, 0-0, non siamo riusciti a sbloccarla al primo tempo, abbiamo avuto predominio sul campo, però ho chiare occasioni della rete, al primo tempo non sono arrivate. Poi secondo tempo la squadra ha avuto un atteggiamento feroce all'impatto sulla partita, perché prima del gol abbiamo avuto altre due occasioni, avevamo più cattivi gli impatti, i contrasti, affrontavamo i duelli con più rabbia, e credo che queste siano caratteristiche che una squadra, quando deve vincere, deve mettere in campo, e soprattutto la difficoltà in cui ci stiamo trovando in questo momento, perché forse siamo al momento di maggiore difficoltà a livello di infortuni da inizio campionato ad ora. Vabbè, era anche prevedibile, no? Perché il campionato, soprattutto nella seconda parte, arriva la stanchezza, arrivano le squalifiche, arrivano anche gli infortuni. Sì, era prevedibile, con le squalifiche è normale, perché comunque è brutto prendere due gialli in 30 secondi su due centrocampisti disfidati, come è successo a Gioiosa. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di reagire e di sostituire, che nella stessa azione sono stati ammoniti. Però comunque infortuni spesso traumatici, come oggi Costanzo, come quelli che già avevamo importanti, Brugnano, Javon, Bajan, Cataldi che rientrava ed era comunque a rischio, e Scrugli nel riscaldamento, siamo Espinar che sarà disponibile tra 10-15 giorni, siamo un attimo in emergenza, però la forza di una rosa, di una squadra che, come dico sempre, deve puntare a vincere, è il fatto di riuscire a mettere in campo alternative importantissime e valide, ma soprattutto l'atteggiamento avuto nel secondo tempo, la ferocia, si leggeva proprio in viso la voglia di aggredire la partita, di vincerla a tutti i costi, nonostante il rigore del 2-1 poteva rimettere in partita la Palmese, perché ancora mancava, mi sembra, un quarto d'ora più recupero. La Palmese non è più arrivata in porta, siamo riusciti sin da subito a fare 3-1 a 4-1, e questo è un segnale importante, è il segnale che volevamo. È chiaro. Vincenzo. Sì, Antonio, intanto è passata un'altra giornata, il distacco è rimasto immutato, e questo insomma la dice lunga anche sul fatto che hai detto tu, gli infortuni magari che ci sono. Bisogna tenere alta sempre, dico, la tensione per voi del San Biase, nel ruolo che siete adesso, no, davanti, e gli altri che inseguono. La tensione va tenuta alta, però non dobbiamo assolutamente trasformare la tensione in paura. Di questo penso che un po' tutti i calciatori che fanno le parte della rosa, lo staff tecnico e la dirigenza, all'interno di questa società ci sono dei calciatori e lo staff, persone ferrate, che possono tenere i nervi saldi nei momenti di difficoltà, di uscirne fuori al meglio, con la massima umiltà, ma col lavoro e con la voglia. Beh. Di, come si suol dire, tornare con la testa del nemico senza la propria. Questa è una squadra che, ecco, ha una caratteristica all'interno. Ma a questo volevo arrivare, tu la vedi questa tua tranquillità, diciamo, no? Tranquillità sembra un po' parlare da presuntuosi, non è tranquillità, è consapevolezza. Sono consapevole di avere una squadra, uno staff, una società e un ambiente importante, che può affrontare le difficoltà con la compattezza giusta e con la voglia di mettere tutti sotto i piedi, come si suol dire, cercando di arrivare sempre al massimo, ma questo non significa vincere tutte le partite, significa anche nel momento in cui arriva magari un momento particolare riuscire ad andare fuori casa a pareggiare in una giornata in cui gli altri non hanno vinto. Gestione, una fase gestione. Di gestione intelligente. Beh. Ok. Quindi adesso domenica c'è questa partita col Cittanova, la seconda in casa che vi giocate, all'andata fini 0-0, questo è un banco di prova importante adesso. Sì, è partita difficilissima, anche perché arriveremo nelle stesse condizioni, non recuperando nessuno, anzi si è aggiunto pure Costanzo con Scrugli, quindi sempre in emergenza, però sono fiducioso sull'atteggiamento e sulla determinazione, soprattutto sul lavoro del nostro staff, che
continuerà a lavorare senza perdere l'agilità, senza piangersi addosso, perché comunque arrivare a 7, 8, 10 indisponibili non è facile da gestire, soprattutto oggi, magari in un momento come quello di una partita che sulla carta è una partita difficile, dove non arrivi bene, nel riscaldamento ne perdi un altro. Al 20° minuto portiere frana su Costanzo e gli gira la caviglia e ne perdi un altro. Puoi anche dire che cazzo, scusate il termine, potrebbe anche dire adesso un attimo speriamo che giri il mondo della fortuna, invece no, si pensa sempre ad andare in fiducia, a lottare, a continuare a stare sul pezzo. E dopo Cittanova? Dopo Cittanova c'è... Secondo me è una partita difficilissima, perché loro sono in un buon momento, ma dobbiamo giocarla con l'agilità massima. È una partita da disputare con l'atteggiamento di quelle che devi sapere prendere, cogliere il momento. È una partita che si giocherà sugli episodi, sugli equilibri, quindi la prepareremo al meglio, cercando di recuperare qualcuno, ma dubito riusciremo a recuperare qualcuno. Del dopo 19, dopo Cittanova stiamo parlando, giusto? Dopo Cittanova, a Bocale, sì. A Bocale. Esatto, ecco. Forse per Bocale qualcuno recuperiamo. Ecco, per quella gara sarà importante essere, in qualche modo bisogna riscattare, no? Quella che è stata la finale di Coppa. Assolutamente. Sportivamente parlando. Non c'è bisogno nemmeno di caricarla più di tanto, perché è normale che i ragazzi, noi che abbiamo non vinta, perché per te le rigore è brutto dire l'hai persa, non siamo riusciti a vincere, ha vinto il Bocale. Con merito, è giusto, anzi rendere onore agli amici del Bocale che si sono portati a casa la Coppa, però sicuramente lo affronteremo con il ricordo di quella partita che non ci deve far destabilizzare, ma ci deve dare una carica maggiore. Certo, va bene, grazie Antonio, buona serata, grazie a voi, alla prossima, buona serata.